Salve a tutti iscritti e non iscritti, siamo qui su un vero capolavoro. Veramente un bel capolavoro, e lei, dato che sa tutto di questo gioco, ce non arrerà. Sì, quindi... ora, come potete vedere... Ah, si gira la testa, vado giù. Non ha nessun significato che queste statue girino la testa, l'hanno fatto solo per spaventare. Vabbè. Adesso a lei l'onore, narri. E che devo narrare... È tutto in inglese purtroppo. C'era una volta, in tempo tanto lontano, un vampiro che si chiamava Kane. Kane era amato da tutti, era simpatico, buono e gentile. Aveva una spada un po' brutta, di nome Mietitrice. D'anime. E questo è Raziel. Raziel. Un pancabestia. Però, a differenza degli altri vampiri, aveva qualcosa in più. Ah sì, le ali. Ah, il dono! Eh no, l'abbiamo già spoilerato, anche se si vede tra 10 secondi, abbiamo spoilerato 10 secondi. Come mai ha questa brutta faccia? È un po' che brutta faccia, ma quanti secoli c'ha? 1400 anni circa. Questi sono i fratelli di Raziel, che poi vedremo che cambieranno un po' tanto. I vampiri si devono evolvere. La faccia delle punizioni, quello che mi ha fatto vedere è veramente atroce. Ecco, questo è il gift, il dono che gli hanno dato. Un paio di ali da pipistrello, un po' brutte devo dire, Beh sì, un po' bruttine. Però dai, Kane sarà molto compiaciuto, no, non è compiaciuto. Con calma, spieghiamo. Allora, prima di tutto perché stiamo giocando questo? Io sono riuscito a recuperarlo su Steam perché altrove non lo riuscivo a trovare, questo gran capolavoro dal quale... Ah, ma c'è nato al culo le ali! Senta, vuole che narri? Allora chiuda il becco! Ma è proprio brutto così! Ma poi però gli salgono, non ho ben capito come... Vabbè, lui è comunque invidioso. Sì, è invidioso perché Raziel, suo luogotenente, che è il re di questo impero di vampiri, ah! Si è evoluto prima di lui. Ah, gli ha strappato! La cartilagine, non fa male! Certo. E che cos'è questa cosa pixellosa che si chiama abisso? Io, Raziel, sarei finito come i traditori e gli inetti. Sarei bruciato per sempre nelle viscere del lago. Che cos'è il maelstrom di World of Warcraft? Il lago dei... Adesso lo spingono. Gente, guarda! Questi sono i fratelli, ci dica i nomi di questi fratelli. Duma e Turel, sempre così servizievole, anche da vampiro. Ah, ma sono diventati vampiri, non sono nati da vampiri. No, è Kane che li ha trasformati in vampiri. Ah! Venasseman, non ho sentito niente. Venasseman! Gettatelo dentro! No! E così caddi nelle profondità dell'abisso, urlando mentre fuochi bianchi mi divoravano. Ah, fuochi bianchi lo divorarono. Dolore indicibile, agonia estrema, il tempo smise di esistere. Esisteva solo questa tortura e un odio sempre più profondo per l'ipocrisia che mi aveva condotto a simile inferno. An eternity passed. My torment receded, bringing me back. Poverino, come fa a parlare? Con la forza dell'amore e dell'amicizia, come fa a parlare? E quello è quello straccio che gli ha avuto da bisogno. Chi è? Sì, non ho capito dove arriva quello straccio. Ah no, è la sua bandiera, è vero. La bandiera del suo clan. Poverino. Cerca vendetta! Forse lo vuoi biasimare. Zeus! Suo figlio è tornato ed è qui per distruggere. Quello è il dio che brava, che venerano. Non dobbiamo dirlo chi è, non ancora. Come non dobbiamo dirlo? Si scoprirà chi è. I know you, Raziel. You are worthy. Sei degno, worthy. Come dicono su LOL, worthy move. Quale abietta forma è questa che sono venuto ad abitare? La morte stessa sarebbe un sollievo in confronto a tanta miseria. Meno male che sai le cose a memoria. E non mi ricordo cosa dici. Cosa sono queste pareti pixellose? Si vedono le parti fuori? È un gioco della PS1 del 1998. Beh, però che fatto bene bene. Ha fatto bene bene per il tempo. Come si chiama questo? È un dio anziano. È un dio anziano. Sono stato distrutto!
Non è che è stato estrutto, cioè mi ha strappato lei, l'ha cacciato di sotto come pattuglia. Come stavo dicendo prima, mi dispiace veramente che non l'abbiamo trovato in italiano, ma è l'unico modo in cui potevo giocarci, perché in italiano era veramente fantastico, i doppiatori ci sono molto affezionato. Vedete, mentre per Mr. Hanza l'infanzia è Kingdom Hearts con la Disney e il resto, questa è la mia infanzia, con anime tormentate, vampiri. Dal punto di vista narrativo è molto più articolato questo, il mio si è tutta amicizia, forza del cuore. No, le cosa un po' da Kingdom Hearts è peggio. È un po' da bimbo minchia. Poi si articola per fare fanservice, ma questa finisce dopo 4 capitoli e poi basta, non ci si vede più. No, ma le giuro che ho capito meno Kingdom Hearts di questo, è tanto. Eh sì, questo è tanto, è abbastanza. Come cammina? Vabbè, non ha manco i muscoli per camminare, come facciamo? Comunque, abbiamo coperto tutti i discorsi del dio anziano, ma ora siamo rinati e dobbiamo cercare vendetta. Si muove, perché si deve, balla? Balla, è l'animazione di cui posa. Ok, cammina. Allora, come mi muovo? Non so come faccio a muovermi, non mi si muove, non lo so. Faccia qualcosa, lo muova lei. E muovo io, doveva giocare lei. Eh sì, ma non funziona con questi tasti, però muovi. Cioè, le freccette. Da anni che non gioco con le freccette. Allora, scusate, io stacco. Devo giocare io, quindi. Certo, intanto. Santo cielo, mi ero creato il mio salvataggio apposta. Che fierata! Le ali sono buggate, fa qualcosa? Le ali, no. Ma le possiamo usare, no? Per planare. E dice che questo è un portale, lo puoi usare per andare dove ti pare. Eh sì, ma adesso non siamo ancora andati in nessun posto, quindi... Ha attivato il portale! Ci ha saltato sopra come in Crash Bandicoot! Ma perché balla? Non balla, Sta ballando, si sta fermo, balla. Che poi in realtà io questo gioco non l'ho mai finito, perché ci giocavo con mio cugino quando avevo tipo 7 anni. Sì, vabbè. Però più o meno la storia la so alla fine come finisce, però non l'ho mai affrontato di persona. Quelle sono anime da assorbire? Ci dice che siamo deboli, dobbiamo nutrirci. Cosa è successo il braccio? Ma la smetta di insultare. No, non sto insultando. Le animazioni però della PS1. Ma no, ma uno non è che sta fermo e gli si incricca tutto. Sembra che abbia la sindrome della stampella. Ma si è appoggiata la colonna, se guarda. Come si è appoggiata la colonna? Si è. Meno male che non l'ho visto. Non dobbiamo più bere sangue perché non siamo più i vampiri di una volta. E non abbiamo più la gola e la mascella. Esatto. E non abbiamo. Abbiamo giusto un canino. Ci tocca divorare. All day to feed. Oh. E divora, prima intanto per... Ah! Che brutto, fa paura, lo tolga. È meraviglioso, ok. Piena salute. Cammina male quest'uomo. Che saluto. Ah, ma si arrampica. Beh, per essere un gioco del PS1 in pochi si arrampica. Old Sea Spaceball, why jump? Old Sea... Ah! Your wings, though ruined, are not. Mi dice, le tue ali, anche se rovinate, possono farti planare. E poi io a 7 anni non sapevo manco che cazzo volesse dire planare. È un volo brutto. No, ma è meraviglioso. Cioè, come Incipit e da Oscar. Oddio, i parassiti. Cosa sono questi? Mi facevano paura. E fa paura, sì, guardali. Gnam, 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 gnam. Ah, fanno sto verso, non li sento tanto adesso. Ah, bisogna uccidere quelli per ottenere le anime che ci hanno rubato. Beh, sì. Aspetta, com'è che si aggancia? Non me lo ricordo. Ah, sì. Vabbè, puoi fare un sacco di mosse. Eh sì, più o meno, non ho combo. Solo schiartigliati del cavolo. Spacebar to dodge. Ah. Acchiappalo! Ha assorbito un parassita! Non è una cosa dove buona. Dove è andato l'altro? Parassita? E là, si fa acchiapparella. Ed vieni qui! Cosa sta succedendo? Cos'è un attacco di FIFA? Oi! Ma anche lei lo agga... Cosa... cosa sta succedendo? Si è di... Dove stai? Ha lasciato... ha droppato l'anima però. Vaffanculo allora. Andiamo di qua. Lo sento di nuovo. Ah no, non ci fa passare.
Raziel. Raziel. Non è Raziel. Che perché uno Raziel? Cambia la pronuncia sia in... È là, eccolo là. Oh, che pizza però. Non scappare. Aggancialo. Oh. Sei tu autoface, scusa. Facevi prima. Sì, ma... Fa impressione per uno che apre la bocca e esce. Cioè, è fighissimo. Sai cosa vorrei adesso che me l'hai fatto vedere? Una remastered per PS4. Sarebbe tanto bello. Dovevano farci un seguito, in realtà. Molto recente, chiamato Dead Sun. Ma non ha mai visto la luce. Però ha fatto cielo online. Nosgoth... Hanno chiuso i server. Come mai? Perché faceva cagare. Oh, ma che peccato. Però è buffo che un titolo chiamato Dead Sun, il sole morto, non abbia mai visto la luce. Non la fare sta battuta, meno male. Come il Dead Phoenix della Capcom. Che cosa è successo? Come mai questa cosa è blu? È il modo per passare dal regno. Basta ballare! Ci sta dicendo che noi possiamo passare dal regno spettrale al regno materiale tramite questi portali. Però per farlo dobbiamo avere la salute al massimo. Se moriamo nel regno materiale, torniamo nel regno spettrale. Sono delle palle, non sono polpacce, sono palle attaccate. Cosa succede? Ok, vai, entra nel mondo. Se moriamo nel. Così. Se moriamo nel regno materiale, torniamo in quello spettrale. E se moriamo in quello spettrale, partita finita. Questo è il mondo materiale? Sì. Se fail to feed or absorb too many moons. Perché usano un linguaggio molto, molto colto qui, che è anche difficile in inglese da capire. E non era di là la porta? No. Ah, di memoria. Ma tu te lo ricordi a memoria, in pratica. L'inizio, poi il resto non proprio. So come battere i boss, perché... Ma allora... Quello sarà sì. Comunque, per chi non lo sapesse, questo non è il primo capitolo della saga. Il primo capitolo era Blood Omen, che era del 1996, e che si incentrava sulle vicende di Kane, il vampiro verde che abbiamo visto prima, che ci ha buttato nel lago. Questo si svolge 1000 anni dopo che Kane è salito al potere, però quel gioco è talmente vecchio che non sono riuscito a trovarlo, quindi... Vai. Non possiamo cadere in acqua. No, ci siamo bagnati i piedi e abbiamo perso un po' di vita. Bello però il fatto che c'è l'hitbox, è difficile mettere un hitbox, eh? In un gioco così vecchio, cioè solo che ti bagni i piedi e ti fa del danno. Eh no, questo è bello. Ah! E queste che sono? Questi anni che tirano fuori la lingua? Il mio brother. Cosa sono questi? Sono la progenie di tuo fratello Dumas. Non è possibile. Quelle bestie non possono essere nate dal nostro sangue di altro rango. Mi sto soffocando. Cioè Dumas ha dei figli? Tutti avevano dei figli, anche lui aveva dei figli. Tutti i membri del loro clan. Avevano tanti figli? Sì, che componevano il loro clan. Solo che i suoi figli sono stati sterminati dopo il tradimento di Razi. Per cui non sapremo mai come si sono evoluti. Allora, S per ingaggiare, cioè per vedere, poi massacri di botte. Però questi sono forti. Essendo comunque i vampiri figli del più potente tra i fratelli, bisogna buttarli nel sole o impalarli. O nella sala. Ah, sono i più potenti di tutta la... Sono i figli del più potente. Dumas. Bello il nome. Sarà il penultimo boss, credo, Dumas. Ah, quindi me lo ricordo forse. S tuo autoface e auto attacca. S. Ti stai riprendendo la mano, vai, massacrali. Vai. Lancio. No, ma che cazzo. E vai in acqua. Vai, buttacelo. Andato. Ma poverino! L'acqua è come... Quella lì che cos'è? Che cos'è quella cosa di un segreto? Possiamo prenderlo solo se andiamo nel regno spettrale. E dobbiamo attivarlo da un portale. Vabbè, qua ci sarà qualcosa. Cosa ci succede a noi se tocchiamo la luce? Nulla? No, niente. Ormai gli occhi li abbiamo praticamente persi. Non so neanche come facciamo a vedere. Buttalo. Non c'è un tempo, no? No, non credo. Schiaccialo lì! Ma dai! Tu non hai sentito il verso? Ma era oro colato! Assorbi! Okay. Madonna, ma assorbe da così tanto! Cioè, un gioco fatto bene! Ora! Cosa vuol dire? La tua forza può sopravvivere? Sì, dice che siamo semplicemente più forti. Old. Questo non è afferrare, cioè conficcato. Ok, credo che possa bastare, no? Ok, spingi. Cioè, le animazioni sono veramente meravigliose.
No, sto gioco me lo devo prendere a giocarci per i fatti. Gliel'ho proposto di giocarci, ma... Vabbè, il prossimo episodio magari si studia un po' i tasti, che sono difficili pure per me, perché sono tutti attaccati. Vabbè, sono accessibili, diciamo, piuttosto che... Così almeno non devi premere i tasti a vaffanculo per fare delle mosse, ecco qua. Perfetto. Ah, perfetto. Quindi per quel segreto lo lasciamo lì. Allora, ci serve andare prima nel regno spettrale, poi ottenere l'abilità di attraversare le sbarre, però non mi ricordo da chi la otteniamo. Puoi afferrare le torce. Come sono belli i corvi! E sono... Ah, era un corvo, pensavo fosse un paletto. Questa è di Dumas. No, credo che sia di Kane. E non so cosa dice, però non me lo ricordo. Magari con questo potrai sentire quel che sento io. And yet, I had only just emerged. In the instant between my execution and resurrection, centuries had apparently passed. Sono passati dei secoli da quando ci ha buttato nell'abisso. Quanto? 200. 200 secoli. No, 200 anni, quindi Madonna. Due secoli. Infatti senza di noi è andato tutto a puttana. Questo è della Eidos Game, della Eidos, giusto? Sì. Porca miseria, cioè, lascia starle te. Ma il gioco, a parte, trama bellissima, bella articolata, che dovremo affrontare nei vari giochi che faremo, sempre se vorrete seguirla, ma credo di sì, perché a me sta facendo un casino. Ma poi il gameplay è bello, tutto accessibile. Cos'altro? Soltanto il sistema di combattimento, ci vorrebbero più combo. E nel 2 infatti ci sono. Vai, massacralo! Se ce la butti addosso, ti fai più male, pensi di ucciderlo così? Aspetta, così. No, no, solo la vita. Ignite! F. Mi ha dato fuoco quel bastardo. E vabbè, però il fuoco poteva rimanere. Ok, recupera tutta la salute, credo. Ecco, infatti. Però non si può passare. Ma quando? Ma cosa servono quei cristalli? La lancia di Pardo. La lancia, dovevo dire. The doors of the sanctuary were immovable, either barred from the inside or rusted shut. È bloccata dall'interno da quanto ho. Che poi non capisco però che per quale motivo qua ci sono i figli di Dumas quando Dumas arriva alla fine. Beh, questo non gli vieta di andare da altre parti, eh. Sì, ma un po' troppo lontano, perché tutti gli altri. Imparo. Però dobbiamo prima assorbire l'anima, perché se gli togliessimo la lancia prima di assorbire l'anima, l'anima ritorna nel suo corpo. L'ho capito. Come l'hai capito? Cioè, se io non gli assorbo l'anima prima di averla. Ora ti faccio vedere. Allora, lo impali. Vogliamo riprendere l'arma? Ecco, non abbiamo assorbito l'anima, però. Ah, bastardo! Vabbè, è invincibile. Proprio per questo è invincibile. Ma povero Cristo, guarda. Afferrato con solo forza del pensiero. Qua c'è il primo fratello, no? Non l'ho ancora incontrato. Cioè, non l'ho ancora incontrato nel mio altro gameplay. Comunque sì, è il primo che incontri. Credo. Ed è quello che penso io, no? Sì, è il più debole di tutti. Credo che tipo la sua carne non riuscisse a sostenere l'evoluzione, motivo per cui è diventato quella bestiaccia. E anche i suoi figli poi hanno ereditato la stessa cosa. Cioè, la mia carne non può resistere all'evoluzione. No, aveva una carne debole che non riusciva a mantenersi, quindi doveva non bere del sangue, ma mangiare tanto. No, prendere la carne dei morti e attaccarsela. Ma non ha senso, perché la carne tua continua a marcire, quella degli altri marcisce. È quello che spiegano, io non lo so. Siamo tornati qua. Se ci ributtiamo, cosa diventiamo? E si pensa che ci disintegreremmo. Sì, non credo che il mio anziano ci dà un'altra possibilità. Non ha neanche l'intestino, c'è l'intestino, magari non c'è niente. Comunque dice che quella è la porta. Cioè l'entrata di una caverna. È riapparsa così. Vabbè, qui dovremmo essere nel regno di Melchia, credo che quello sia il suo simbolo, non mi ricordo. Melchia! Melchia, sono molto cambiato, fratello. Mi dispiace veramente tanto non avere il doppiaggio italiano, quello era fantastico. Ma il signor Nanni ci spiegherà tutto su questo bellissimo gioco che io sto apprezzando tanto. Cercherò di compensare. Molto bene, alla prossima!